Beppe Alfano, il fatto che la sua morte è stata una morte annunciata di un cronista sostanzialmente invisibile ma caparbio, che aveva denunciato i boss di Barcellona e disegnato l'organigramma della lotta fra cosche che agli inizi degli anni 90 si era sviluppata, e aveva avuto la sensibilità di soffermarsi su temi di estrema delicatezza. Si è detto di sistemare un po' il microfono, ora vediamo di migliorare l'acustica in questo modo. Dicevo che si era soffermato Alfano su temi di estrema delicatezza, quali gli illeciti compiuti nella gestione dell'AIAS, l'Associazione di Assistenza di Disabili di Milazzo, le illegalità nel comune di Barcellona, le truffe nel settore agrumicolo dell'UE nella zona tirrenica del Messinese. E dietro a questi affari si celava la figura di Nitto Santapaola e della famiglia che faceva capo allo stesso. Tre giorni prima di morire aveva consegnato le sue scoperte, fra le quali il probabile rifugio del boss latitante Nitto Santapaola. E possiamo dire oggi, a distanza di 20 anni, che una verità è stata raggiunta, una verità che è passata attraverso un lungo iter giudiziario, un iter giudiziario tormentato, che ha consentito di dare un nome e un volto al mandante, a colui che ha commissionato l'eccidio, e di individuare l'esecutore materiale del delitto stesso. Un nome e un volto è stato dato, e questo è un risultato importante. Sulla verità però che è stata accertata si irradia un cono d'ombra, che avvolge il possibile legame tra l'omicidio di Alfano e la latitanza di Nitto Santapaola, che è stata trascorsa in modo indisturbato nella stessa città, a poche decine di metri, potremmo dire, a poche centinaia di metri rispetto al luogo dove è stato eseguito l'assassinio. Ed è una verità che ancora si nasconde nelle anomalie che sono state denunciate dalla figlia Sonia, qui presente. La conservazione del computer della vittima e si nasconde negli indebiti accessi che furono fatti, la sparizione del taccuino del giornalista pieno di informazioni in codice la notte dell'assassinio, la presenza di un uomo intento a osservare l'abitazione il mattino del delitto, che aveva suscitato l'attenzione di Beppe Alfano. Si tratta di circostanze che legittimano una doverosa domanda di giustizia dei familiari del giornalista coraggioso, al quale noi tutti dobbiamo, ripeto, essere grati per quanto ha fatto. Perché è importante capire chi si nasconde dietro la mano di chi ha commissionato il delitto di Giuseppe Gullotti, di chi ha voluto questa soppressione. Vi è anche un indizio, possiamo considerarlo un piccolo indizio, che ci può portare alla verità, ed è rappresentato dalle dichiarazioni di Maurizio Avola, il quale, nel confessare, sia pure tardivamente, di essere stato incaricato in un primo tempo dell'esecuzione del delitto, ha riferito che dietro Gullotti, noto come l'Avvocaticchio, vi erano la massoneria e un noto imprenditore legato in qualche modo a Santapaola. Ma è soprattutto il contesto sul quale i cittadini, noi tutti, dobbiamo riflettere, il contesto nel quale si colloca questo omicidio.
perché questo contesto impone, io credo, un rinnovato impegno investigativo. Si verificò il delitto nei mesi terribili della stagione stragista degli inizi degli anni 90, a cavallo tra il 92 e il 93, ed è stato eseguito una settimana prima dell'arresto di Salvatore Riina, nel periodo di pieno sviluppo della trattativa mafia-Stato. Sono note le notizie diffuse dai media recentemente che riferiscono di un impegno della Procura della Repubblica di Palermo impegnata a verificare se appartenenti al vertice del ROS abbiano offerto un salvacondotto a un altro super latitante aperto al dialogo con lo Stato. Si tratta di Nitto Santapaola, di cui abbiamo parlato. Salvacondotto offerto fino al punto di non arrestarlo, pur avendo ascoltato in diretta la sua voce all'interno di un ufficio di autotrasporti tenuto sotto controllo, nella prospettiva di poter trattare la cessazione delle stragi. Venne effettuato un blitz il 6 aprile del 93, guidato dal capitano Ultimo, che si rivelò infruttuoso. Furono esplosi anche dei colpi di arma da fuoco di una persona diversa che si muoveva su un veicolo. Si rivelò, dicevo, una pista infruttuosa, però a seguito di questo intervento Nitto Santapaola abbandonò Barcellona, Pozzo di Gotto, ove aveva trascorso la sua latitanza. Venne arrestato Santapaola da altra forza di polizia, dallo SCO, a distanza di un mese e 12 giorni dopo, il 18 maggio del 93, nelle campagne di Mezzarone, un paese nella zona meridionale del Catanese. Un avvocato boss, Rosario Cattafi, avrebbe riferito, sostenuto che il vice direttore delle carceri dell'epoca voleva far arrivare un messaggio a Santapaola per tentare di fermare le stragi. Sono trascorsi, ripeto, come è noto, 20 anni da quell'omicidio, dall'omicidio di colui che mi piace ricordare come una persona che va indicata come esempio, una persona che non ha voltato le spalle in una città, in un luogo dove regnava sovrana l'indifferenza, dove esisteva, per usare una sua espressione, una cappa plumbea. Una persona che ha saputo rifiutare le offerte di denaro che gli erano state prospettate per cercare di indurlo a desistere dalla campagna mediatica che aveva iniziato con le sue inchieste relative al comune di Barcellona. Alfano fu un uomo solo e gli va riconosciuto il merito di aver compreso e descritto il degrado che la presenza mafiosa nella sua terra aveva innescato. Un degrado nella quotidianità, nella relazione tra le persone, nel mondo delle professioni, nelle attività economiche e nell'amministrazione pubblica. La sua curiosità professionale, che non fu solo quella di giornalista, ma anche di insegnante, di persona protesa a diffondere una cultura della legalità anche attraverso questo versante, coincise con l'impegno civile, un impegno civile al quale tutti i cittadini devono essere chiamati. Ricordarlo è, ripeto e concludo, un dovere morale, e il fatto già di essere qui è una testimonianza di voler adempiere a questo dovere morale. Da 20 anni, fortunatamente, non ci sono più stati omicidi di giornalisti. Sono caduti
nel nostro paese 10 giornalisti, 8 di questi in Sicilia, e ciò induce a ritenere che vi sia stato un cambiamento rispetto al passato, un cambiamento che va salutato in termini positivi e che dimostra, se non altro, che vi sono stati dei progressi nell'azione di contrasto al crimine organizzato e che le strutture mafiose sono state indebolite sotto il profilo militare, al punto che non sembrano più osare commettere delitti eccellenti. Vi è stata una modifica anche all'interno della società civile. Mi pare di percepire un risveglio ancorché debole, ma che induce all'ottimismo. E concludo davvero, scusandomi anche per il fatto che dovrò abbandonare l'incontro, e anticipo un saluto a tutti, a Sonia Alfano e agli altri familiari del coraggioso giornalista, per dirvi che per me è stato un onore essere qui presente, e auspico che il dolore che i familiari hanno avuto a seguito della grave scomparsa di Beppe Alfano si tramuti sempre più in un impegno costruttivo per diffondere e rafforzare la cultura della legalità in questa città e nel nostro paese.